L'arbitro è Bill Slane, i giudici sono l'inglese Harry Gibbs, Dave Moretti e Rudy Ortega. Dave Moretti è di Las Vegas, Rudy Ortega di San Francisco. Quindi l'arbitro Bill Slane non ha diritto di voto, è l'arbitro che ha arbitrato la rivincita tra Holmes e Sphinx e ha già arbitrato 7 campionati del mondo dei pesi massimi tra i 25 che si sono già disputati qui a Las Vegas. Ecco il record di Tyson. Infatti questo è il 26esimo campionato del mondo dei pesi massimi che si disputa in questa città, che dopo essere stata ed essere ancora la capitale del gioco d'azzardo è diventata anche la capitale della boxe. C'è un clima di incredibile elettricità attorno al ring. Ecco qui, primo piano per Trevor Berbick. Ripeto, all'angolo di Trevor Berbick, Angelo Dundee, all'angolo di Mike Tyson, Kevin Rooney. Va anche ricordato la circostanza che ha caratterizzato un po' i commenti della vigilia. Mike Tyson potrebbe battere il primato di Floyd Patterson, che fino a questo momento è stato il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, avendo conquistato il titolo a 21 anni e 10 mesi. Invece Tyson ha 20 anni e 4 mesi, quindi viaggia con notevole anticipo nei confronti di Floyd Patterson. Si sta sgombrando il ring. Siamo ormai, ecco l'abbraccio di Kevin Rooney a Mike Tyson, ragazzo dalla gioventù difficile, rimesso sulla buona strada dal pugilato, secondo una formula, secondo un filone che si è ripetuto più volte nella storia di questo sport, discusso, discutibile, ma sempre molto affascinante. Pochi secondi all'inizio. Ed è la prima ripresa. Mike Tyson all'attacco di Trevor Berbick, tutti e due pugili in pantaloncini neri, nessuno dei due ha voluto cambiare. È stato un destro di Tyson, parzialmente bloccato da Trevor Berbick, il calcio sinistro di Tyson. Ancora il sinistro di Tyson a segno, prova il gancio destro. Gran ritmo fin dall'inizio. Montante destro, il calcio destro di Berbick. Berbick, calcio destro. Tutto il pubblico in piedi per le iniziative di Berbick, che è andato a segno con 2 o 3 colpi di buona precisione e di discreta potenza. Il calcio destro è quello sinistro di Tyson. Match che mantiene in pieno tutte le attese fin dalle prime battute. Tenta il montante destro, Berbick lo blocca Tyson. Un intervento di Mills Lane. Il gancio destro di Tyson. Ancora il destro, poi il sinistro, il destro ancora di Tyson. Lo iride Berbick facendo segno all'avversario di attaccarlo. Un altro intervento dell'arbitro. Il gancio sinistro di Tyson, bloccato bene però dal destro di Berbick. Il destro fuori misura di Tyson, ma va a segno col sinistro. Ancora il gancio sinistro di Tyson, si copre bene Berbick, che ha bisogno di tutta la sua esperienza naturalmente. Non vuole concedere spazio a Tyson, Berbick gli sta attaccato. Un destro alla figura di Berbick. Guardate come Berbick sta vicinissimo a Tyson fino all'intervento dell'arbitro. Bravissimo Tyson a passare sotto il gancio di Berbick, poi tocca col destro, ancora il destro sinistro e Berbick traballa il destro di Tyson, poi un sinistro alla figura, il montante destro a vuoto col destro, ma col sinistro a segno, poi il destro ancora di Tyson.
sinistro e il destro. È stato un momento in cui sembrava che Berdych stesse per crollare al tappeto, è riuscito a rimanere in piedi in conclusione della prima ripresa favorevole a Mike Tyson. Seconda ripresa da Las Vegas, il mondiale dei pesi massimi. Il destro, il sinistro di Tyson, ancora il destro, crolla al tappeto Trevor Berdych. E il primo knockdown dell'incontro. Una sequenza impressionante di colpi si è abbattuta su Berdych, si è rimesso subito in piedi, l'arbitro l'ha contato, si riprende il destro, cerca in qualche modo Berdych di tenere, ma siamo soltanto agli inizi della ripresa, sono 3 minuti che possono essere un'eternità. Ha evitato bene un destro di Tyson Berdych con uno spostamento all'indietro, cerca di legare, di toccare da vicino Berdych, ma è difficile fermare un carro armato come Tyson. Un altro intervento di Mills Lane, l'arbitro. Il gancio sinistro, poi il destro di Tyson. Cerca di non offrirgli aperture Berdych. Come vedete Tyson non accusa assolutamente l'inferiorità in centimetri in allungo nei confronti dell'avversario. Un destro alla figura, poi il gancio sinistro, il destro ancora! Sequenza impressionante da parte di Tyson, Berdych si aggrappa, la prova comunque il campione del mondo di coraggio, oltre che di esperienza. Tenta un destro da vicino Berdych, il gancio destro di Tyson, non trova spazio per i suoi colpi Tyson. Tocca col sinistro comunque. Un destro alla figura, tenta il montante destro Tyson, poi il gancio sinistro. E crolla! Al tappeto, in ritardo sul gancio sinistro di Tyson, un colpo ad effetto ritardato tra i più pericolosi. Non ce la fa a rimettersi in piedi Berdych. È impressionante questa scena, terribile! Terribile, non ce la fa, non può continuare, è KO, Mike Tyson, è campione del mondo, il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella storia del pugilato, una sequenza impressionante. Letteralmente travolto Mike Tyson dai colpi impietosi, poderosi di questo autentico fenomeno della natura, qui abbracciato da Jimmy Jacobs, uno dei suoi due manager, sul ring anche José Torres, l'ex campione del mondo dei medio massimi, un altro allievo di Castamato. Castamato è stato l'uomo che ha fatto diventare di Tyson un pugile. Ecco qui Berdych, il volto dello sconfitto e quello tranquillo invece di Mike Tyson. Ecco riproposte le fasi, attenzione, un destro e ancora il destro, gancio destro. Questo è il primo knockdown. Il gancio sinistro. Ecco l'effetto ritardato. E questi sono i colpi più pericolosi. Tra il gancio sinistro e la caduta di Berdych sono trascorsi alcune frazioni di secondo. E guardate quanto è impressionante questo tentativo di Berdych, che combatte l'orgoglio, gli suggerisce di rialzarsi, le gambe non lo sostengono e naturalmente fa benissimo Miss Lane a decretare il KO. Ecco qui riproposte queste fasi da un'altra angolazione, un terribile destro al corpo, mancato il montante destro, il gancio sinistro, ecco il gancio sinistro e poi la caduta, veramente impressionante. Ebbene, questo Mike Tyson ha dimostrato questa sera di essere veramente il fenomeno che si era intuito,
mancava la conferma, la verifica, mentre assistiamo di nuovo a queste immagini impressionanti. E io credo che verifica più eloquente di questa davvero drammatica, questa sequenza. Ecco Don King che abbraccia Mike Tyson. Don King è l'organizzatore di questo torneo, ed è curioso il fatto che il figlio di Don King sia il manager invece di Trevor Berbick, ma chiaramente la presenza di Tyson ha nobilitato questo torneo, questa competizione per la riunificazione del titolo dei pesi massimi. C'è il ring naturalmente gremito. Tyson al centro del ring, autentico gladiatore, a 20 anni e 4 mesi, il più giovane campione del mondo nella storia del pugilato, più giovane campione del mondo dei pesi massimi naturalmente. Aveva concluso 21 dei 27 incontri nelle prime tre riprese, quindi non mi rimane che salutare, e devo dire con una certa soddisfazione, perché abbiamo avuto il piacere a suo tempo di segnalare per primi al pubblico italiano la nascita di questo autentico fenomeno. Dicevo quindi un pizzico di soddisfazione che mi deve essere concessa in questa circostanza. Mike Tyson, 2 minuti e 35 secondi della seconda ripresa, KO nei confronti di Trevor Berbick, nuovo campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBC.